Io ragazzi, c'ho come il presentimento, c'ho paura che questi calciatori ormai siano irrecuperabili. È stata talmente così pesante, così nociva, così dannosa l'annata scorsa che secondo me questi ragazzi di testa ormai sono andati. Eccoci qua ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Siamo qui per commentare, per fare un po' un'analisi del giorno dopo, su Verona-Napoli 3-0. Vi dico la verità, è stato un buongiorno abbastanza difficile perché sinceramente una disfatta così pesante non me l'aspettavo ieri, non mi aspettavo nemmeno di vincere così in scioltezza, mi aspettavo una partita tosta, combattiva, però non mi aspettavo sinceramente di uscire da Verona con tre pappine e un secondo tempo così umiliante. Direi di cominciare subito, partendo dalle occasioni, e voglio iniziare da questa azione che è stata la prima, diciamo, della partita. Un primo tempo, ragazzi, dove io sinceramente ero abbastanza contento. Ero contento perché avevo visto dei miglioramenti rispetto alla partita col Modena. Cosa dicemmo col Modena? Manca l'attacco all'area dei centrocampisti. E io nel primo tempo ieri ho visto l'attacco all'area dei centrocampisti, specialmente da parte di Anguissa. Come potete vedere qui in questo frame abbiamo l'azione che si sviluppa sulla destra, Politano passa la palla a Di Lorenzo che fa questo cross di prima dentro l'area, fa questo cross sul primo palo e in contemporanea vedete Anguissa qui che fa l'attacco appunto sul primo palo, quindi Di Lorenzo vede l'attacco di Anguissa sul primo palo, gli mette questo cross e poi purtroppo Anguissa, qui entra in gioco la grande pecca di Anguissa, ovvero che lui non è un centrocampista che ha il gol nelle gambe, la butta sopra la traversa. Prima occasione diciamo sprecata, però si è visto quello che dovremmo diciamo aspettarci da un centrocampista nel gioco di Conte, cioè partecipare alla fase offensiva, buttarsi in area e andare alla conclusione. Purtroppo però Anguissa non ha il gol nelle gambe. Andiamo poi al 34esimo e questa ragazzi secondo me è un'altra azione dove veramente se ci fosse stato per esempio un McTominay al posto di Anguissa, ma secondo me anche un Foluruscio, comunque un centrocampista in generale che sappia vedere la porta, tu qui stavi 1-0. Ci abbiamo praticamente il Verona che diciamo spinto anche dal pressing del Napoli, va praticamente su Montipò, che qui non lo vedete perché sta diciamo qui, sta fuori dai pali, va a fare questo rinvio che va praticamente sui piedi di Anguissa, quindi praticamente Montipò fa un passaggio ad Anguissa, porta vuota, Anguissa decide di andare al tiro ma non c'entra per niente la porta. Ci fosse stato un centrocampista che è in grado di vedere la porta, qua stavi 1-0. Arriviamo poi al 42esimo dove c'è stato il tiro da fuori area di Lobotka. Questa è una cosa che abbiamo visto anche col Modena. L'esterno che sulla fascia arriva sul fondo, in questo caso Politano, fa il cutback, quindi questo passaggio che va praticamente al limite dell'area di rigore, nel mentre gli altri giocatori dentro l'area avversaria inducono gli avversari a schiacciarsi tutti verso la porta, come potete vedere qui, si crea questo spazio, diciamo vuoto, e Lobotka quindi può andare al tiro, però stesso problema di Anguissa, non ha i gol nelle gambe, non ha il tiro come suo punto di forza e quindi la palla va a finire sopra la traversa. Come potete vedere nel primo tempo dei passi in avanti rispetto a Modena ci sono stati. Prima però del secondo tempo mi sono dimenticato di quest'altra azione. Qui siamo nel finale, ecco, del primo tempo e questa è l'azione dove Frese va praticamente a regalare fa questo assist diciamo a Kvaratskhelia che può andare a tu per tu col portiere, dove c'è poi il salvataggio miracoloso di Chachua. E qui ragazzi sinceramente non so se parlare di gol mangiato da Kvara o di miracolo di Chachua, sinceramente. Fatto sta che tu comunque nel primo tempo hai avuto due occasioni con Anguissa, un'occasione con Lobotka e poi questa nitida con Kvara. Quindi ragazzi diciamo a fine primo tempo il Napoli le occasioni le ha avute. Arriviamo poi al secondo tempo dove sono successi i disastri. E il primo disastro è questo qui, 49esimo, siamo nell'azione che porterà al gol del Verona. Allora, come potete vedere qui
c'è questo giocatore del Verona che c'ha palla. C'è un problema. Allora, guardate in alto a destra. 1 e 2. Questi probabilmente sono Lazovic e Livramento. Siamo in transizione negativa, quindi il Verona sta ripartendo in contropiede e abbiamo sulla fascia nostra destra, sulla fascia destra nostra, quindi sulla fascia sinistra del Verona, due giocatori, Lazovic e Livramento, che stanno andando. Quando diciamo tu sei in transizione negativa, dovresti fare i ripiegamenti. E sulla fascia destra nostra, il ripiegamento dovrebbe farlo Mazzocchi. Mazzocchi sta qua. Se vi rivedete l'azione, Mazzocchi inizialmente sta fermo, poi quando vede che la situazione sta diventando complicata, accenna a un ripiegamento. Cioè Mazzocchi, ragazzi, ci mette 4 anni per tornare. Nel mentre il Verona prosegue il contropiede, arriviamo a questa situazione dove siamo in inferiorità numerica, siamo 2 contro 1, 2, 3 e 4, quindi 4 contro 2. Mazzocchi, come potete vedere, sta ancora qua, che accenna adesso a fare un ripiegamento. Abbiamo il giocatore del Verona, scusatemi, ma in questo momento non mi ricordo chi è, che c'ha il pallone tra i piedi. Vede che sul lato destro loro non c'è praticamente nessun giocatore del Napoli e quindi questa palla va a finire praticamente su Lazovic. Che succede poi? Qui abbiamo Rachmani. Rachmani qua fa una scelta dovuta principalmente al fatto che Mazzocchi non è tornato. Deve andare a scalare, quindi deve staccarsi da Livramento. Prova a contrastare Lazovic. Livramento nel mentre prosegue il suo, diciamo, movimento in avanti. Questa volta però Rachmani non c'è il difensore. Perché? Perché deve andare a tappare il buco che ha lasciato Mazzocchi sulla fascia. E quindi poi Lazovic fa questo assist un po' alla Quaresma, fa questo assist di esterno per Livramento. Juan Jesus prova a fare qualcosa, ragazzi, ma Juan Jesus, come potete vedere, sta su Tengstedt, che sta qua sotto. Cioè, io nel gol dell'1-0, secondo me la colpa principale ce l'ha Mazzocchi, che non torna indietro e quindi porta ai vari difensori che devono andare a scalare. Rachmani va su Lazovic, Juan Jesus, che stava su Tengstedt, non essendo così veloce, deve poi andare a mettere una pezza su Livramento, ma ormai è troppo tardi. E in più abbiamo anche un Meret che sinceramente fa la bella statuina. Quindi io sinceramente nel primo gol la colpa principale la do a Mazzocchi, che non fa il ripiegamento e quindi induce tutti gli altri a scalare. Arriviamo poi al 60esimo, dove abbiamo la traversa di Anghissà. Anghissà, ragazzi, ieri secondo me è stato... Forse, anzi, lo dico già adesso perché l'ho fatta le pagelle, vi faccio lo spoiler: per me Anghissà è il migliore in campo perché è stato l'unico veramente che è stato pericoloso, è stato l'unico che ha fatto dei tiri pericolosi. Qui in questo caso abbiamo Di Lorenzo che da braccetto si butta in avanti. Fa sempre questo passaggio un po' all'indietro. Inizialmente Raspadori vuole, diciamo, approfittare di questo passaggio. Poi vede che alle sue spalle sta arrivando Anghissà e quindi si defila. Anghissà va al tiro di prima, però il tiro purtroppo va sulla traversa. È sfortuna? Io dico di no. Perché? Perché torniamo al problema di prima. Anghissà non è un centrocampista che ha nella finalizzazione il suo punto di forza. Arriviamo al 74esimo, il 2-0. Io sinceramente qua, ragazzi, non so cosa è successo. C'è stato questa caramba al centrocampo. Olivera che fa questo contrasto a terra, se non sbaglio con Suslov, e Olivera non riesce a vincere il contrasto. Poi arriva Rachmani che butta a terra Suslov e inciampa su Suslov. A un certo punto, dopo questa caramba, la palla va a finire su un calciatore del Verona che fa questa verticalizzazione per Mosquera. Mosquera brucia sulla velocità Juan Jesus e arriva il 2-0. Questo è stato il secondo gol, ragazzi. Arriviamo all'81esimo, nel mentre ci sono stati dei cambi. Vabbè, il cambio di Kvara nel primo tempo entra Raspadori, al 50esimo esce Spinazzola, uno Spinazzola, ragazzi, impresentabile, ed entra Olivera. Che succede? Olivera va a fare il braccetto sinistro, Mazzocchi viene
spostato sulla sinistra, nel mentre entra anche Ngong che si mette esterno destro. Quindi in questa azione abbiamo il Verona che attacca sul nostro lato sinistro e abbiamo Chachua qui che ha fatto un partitone ieri, che va l'uno contro uno con Mazzocchi. Inutile dire che l'uno contro uno viene abbondantemente vinto da Chachua. Arriva sul fondo, Mazzocchi tra l'altro rischia anche di fare un fallo. Arriviamo in questa situazione, vedete Mazzocchi che prova a fare un fallo. Chachua passa la palla a Mosquera e guardate Olivera, ragazzi, se voi vi rivedete l'azione, Olivera sta praticamente marcando bene Mosquera. Bello vicino, distanze corte, a una certa Olivera se ne va, così, se ne va per fatti suoi. Si crea questo divario, Chachua fa il passaggio, Mosquera va al tiro e Meret per fortuna fa la parata. Ecco, quindi qui Mazzocchi si fa saltare come un birillo e Olivera che decide a un certo punto di ignorare la marcatura su Mosquera. E arriviamo ragazzi al 3-0. Allora, 3-0 che nasce da una rimessa dal fondo del Verona. Questa palla va a finire su Mosquera, che vince il duello aereo con Rachmani. Ecco, torniamo al discorso dello scorso anno. Rachmani che perde costantemente i duelli aerei. Arriviamo quindi in questa situazione dove c'è Arrui sulla destra. Qui abbiamo Olivera. E Arrui salta senza troppi problemi Olivera. Voglio farvi notare una cosa. 1, 2, 3, 4, 5... Quindi noi siamo in 5, il Verona 1 e qua abbiamo Mosquera. Quindi siamo in una situazione di 5 contro 2. Quindi che succede? Arrui salta Olivera, arriva sul fondo dell'area, nel mentre vedete c'è stata la triplicazione di marcatura. Abbiamo Rachmani, Mazzocchi e Olivera che vanno tutti e tre su Arrui. La palla passa lo stesso e va a finire in questa zona dove intanto sta attaccando l'area, e se non sbaglio Lazovic. Notare la bellissima marcatura che c'è su Lazovic, ovvero nessuno, cioè nessuno sta vedendo Lazovic che si inserisce centralmente nell'area di rigore. E ricontiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 7 contro 3. Quindi Arrui fa questo passaggio al centro dell'area di rigore, Lazovic è arrivato al centro dell'area di rigore, così, beato, senza nessuna marcatura di alcun tipo, fa questo passaggio che secondo me era un tiro, comunque gli va bene perché questo passaggio barra tiro va poi a finire su Mosquera, che è totalmente solo. Di Lorenzo, come avete visto nel frame prima, stava marcando Mosquera, poi una certa pure lui si stacca totalmente dalla marcatura e Mosquera ha tutto lo spazio, la libertà e il tempo di andare al tiro e praticamente poi va a segnare. Quindi ragazzi, queste sono state, diciamo, i frame e le occasioni che ci sono state nella partita. Un Napoli che nel secondo tempo ci fa rivivere i flashback del Vietnam, perché ragazzi, il Napoli del primo tempo, come ho detto prima, era un Napoli che mi stava mettendo anche un po' più di ottimismo, che mi stava facendo dire però dei miglioramenti rispetto a Modena ci sono stati. Poi il secondo tempo siamo tornati al Napoli dell'anno scorso. Detto questo, adesso spostiamoci su SofaScore. Eccoci qua ragazzi. Allora, partiamo innanzitutto dall'attacco momentum. Come potete vedere, l'attacco momentum ci fa praticamente capire che sì, primo tempo c'è stato un dominio quasi netto del Napoli. Abbiamo visto anche le occasioni che ci sono state nel primo tempo. Nel secondo, praticamente il primo quarto d'ora, dominio del Verona, un Verona che anche gioca aggressivo, un Napoli che sbaglia passaggi elementari, veramente un Napoli incompleto nel pallone, ecco, un Napoli nel pallone, arriva il gol del Verona, poi dopo il gol il Napoli si riassesta, riesce un pochettino a riprendere le misure, poi nell'ultima fase del secondo tempo 2-3-0 del Verona e il Napoli che poi negli ultimissimi minuti prova a fare qualcosa, ma ormai è tutto andato a quel paese, specialmente i tre punti. Vediamo rapidamente le statistiche: possesso palla 67%, a livello di XG il Verona crea più presupposti per andare al gol, 1.85 contro 0.96, tre grandi occasioni per il Verona che vengono sfruttate, tre grandi occasioni, tre gol.
Noi uso soltanto una, probabilmente questa o è Anghissa con la porta vuota o è Kvara. 14 tiri totali contro i 9 del Verona, 4 parate per il Verona, una soltanto per Meret. Falli 15 su 13. Ecco, voglio dire una cosa sui falli. Il Verona nel primo tempo proprio ha picchiato in una maniera clamorosa e il primo giallo arriva al 20esimo, il giallo arriva al quinto fallo. Ok? In tutto questo, tra i quattro falli precedenti c'è stata anche la gomitata di Davidovic a Kvaratskhelia, che poi porterà al cambio a fine primo tempo. Ecco, approfitto di questa cosa per dire un'altra considerazione che ho pensato, ecco, dopo la partita di ieri. Spero di sbagliarmi, ma questo lo vedremo magari più in là. Ma io ho come la sensazione che il Napoli senza Kvaratskhelia si senta un po' perso. È come se i giocatori facessero affidamento su Kvara. E ragazzi, se è così, stiamo uccisi. Non andiamo bene. Perché tu non puoi fare affidamento su un solo giocatore. Ok, che Kvara è il più forte che hai, è quello più qualitativo, quello più incisivo. Ma questo non vuol dire che tu ti affidi esclusivamente a lui. Il Napoli comunque nel secondo tempo l'ho visto anche un po' spaesato senza Kvara. Ecco, questa è la sensazione che ho avuto e spero vivamente di essermi sbagliato. Andiamo avanti. Ecco, 14 tiri, 4 in porta, un palo preso, 5 tiri da fuori area, grandi occasioni realizzate, però ne fa 3 e li concretizza e noi invece ne abbiamo mancata una. E comunque ragazzi, queste statistiche diciamo che sono abbastanza autoesplicative. Io però adesso voglio spostarmi in alto e voglio farvi vedere un po'. Allora, innanzitutto questa cosa, ecco, perché io ieri nel post partita, devo fare una correzione, nel post partita di ieri dissi, non mi è piaciuta la gestione degli slot e delle sostituzioni di Conte. Poi però ho visto la panchina, Raspadori, Olivera, Ngonge, Khedira e poi il nulla più cosmico, perché c'hai due portieri, Mezzoni, Sakho e Iaccarino. Ragazzi, questa è stata la panchina che Conte ha avuto a disposizione alla prima di campionato. Iaccarino, Sakho e Mezzoni. E poi, ragazzi, c'è il mistero Rafa Marin. Ora, qua, ragazzi, due sono le cose. Rafa Marin non ha giocato probabilmente perché era infortunato, era mezzo acciaccato. Mistero della fede, perché qualcuno di voi ha letto i report allenamento del Napoli in questa settimana? Io non ho visto manco uno, quindi il dubbio che Rafa Marin fosse infortunato, ce l'abbiamo, ma nessuno ce lo potrà confermare oppure no. Opzione numero 2, Juan Jesus dà più certezze rispetto a Rafa Marin. Se questa seconda opzione fosse reale, allora io mi auguro che da domenica giochi Rafa Marin. Perché se tu dopo la partita di ieri, e ripeto, cioè Juan Jesus non è stato il colpevole principale della sconfitta di ieri. Ma non serviva la partita di ieri per capire che Juan Jesus è inadeguato. Quindi se tu domenica o sabato, quando giocheremo contro il Bologna, mi rimetti Juan Jesus titolare? Allora, se non c'è nessun difensore a disposizione, se si fa male Rafa Marin, ok. È l'unico che hai, va bene. Ma se stanno tutti bene e mi metti Juan Jesus, allora lì, caro Conte, diventi complice, diventi uno che persevera nell'errore, ok? Chiusa questa parentesi. Torniamo sopra. Ragazzi, la formazione, tolto Spinazzola, eravamo gli stessi dell'anno scorso, con delle differenze, che al posto di Osimhen c'è Simeone, al posto di Lorenzo c'è Mazzocchi e poi c'è Juan Jesus titolare. Cioè, è la formazione dell'anno scorso che è arrivata decima, ma con dei peggioramenti, perché Simeone gioca ed era la riserva. Mazzocchi gioca ed era la riserva. Cioè, qua sono d'accordo con Paolo Del Genio quando dice il Napoli attuale è più scarso dell'anno scorso perché alcune riserve sono diventate titolari. Non c'è nient'altro da dire. Posizioni medie. Allora, confermato Di Lorenzo che fa un braccetto che poi alla fine diventa un centrocampista aggiunto. Ora, da queste posizioni medie uno potrebbe dire Mazzocchi ha giocato più interno rispetto a Di Lorenzo. No, ragazzi, perché poi a un certo punto Mazzocchi è andato sulla sinistra, quindi questa posizione che vedete è dovuta al fatto che poi è stato spostato a sinistra, ma Mazzocchi ha giocato sulla fascia. La catena di destra, innanzitutto, è stata quella più sollecitata, è stata quella più sfruttata ed ha funzionato bene.
A parte l'anello debole Mazzocchi, Di Lorenzo e Politano hanno agito bene ieri, mi sono piaciuti. Il problema è stato Mazzocchi. Ragazzi, mi dispiace dirlo sempre, ma io finché vedo Mazzocchi titolare ripeterò sempre le stesse cose. Cioè, noi stiamo giocando titolare con uno che l'anno scorso era il titolare nella Salernitana, che ha fatto i record più negativi in Serie A. Che cosa vuoi dire? Comunque, poi, i due centrocampisti, guardate, Lobotka chissà, molto vicini, però verticali, Lobotka un po' più basso, mentre chissà che si sgancia un po' più in avanti, e vedete comunque che ha attaccato di più l'area rispetto alla partita col Modena. A sinistra, Spinazzola, come vedremo anche dopo, ragazzi, la catena sinistra è stata utilizzata pochissimo, Kvaratskhelia, che lo vedete praticamente centrale, si è accentrato molto, ha giocato praticamente nella zona centrale del campo. E qui voglio aprire un altro tema. Ecco il tema. Ieri sera ho visto il tweet di questo ragazzo. Ha detto una cosa su cui io, diciamo, sono abbastanza d'accordo. Cioè, Kvaratskhelia nel mezzo spazio, guardate sotto l'immagine, è ingabbiato da quattro calciatori. Cioè, il punto della questione è che Kvaratskhelia messo, diciamo, nella zona centrale del campo è più adatto o è meglio quando parte largo sulla fascia? Perché, ragazzi, quando tu stai largo sulla fascia c'hai meno calciatori che ti possono, diciamo, ingabbiare. Quando tu invece stai al centro e puoi essere tranquillamente ingabbiato da quattro calciatori. Quindi questo è un altro tema tattico da tenere a mente. Kvaratskhelia meglio quando gioca sulla fascia e quindi c'ha meno avversari che lo possono ingabbiare, o meglio centralmente, dove potenzialmente può essere raddoppiato, triplicato, ingabbiato più facilmente? Ecco, ditemi un po' la vostra nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. Detto questo, torniamo alle posizioni medie. Qua abbiamo Simeone, che come potete vedere prova a fare centravanti boa, però anche lui mezzo adattato. Qua sulla destra abbiamo Politano, che risulta il calciatore più avanzato. Andiamo a vedere adesso un po' di numeri singoli. E ragazzi, voglio farvi vedere i tocchi. Guardate la disparità che c'è tra la catena sinistra e la catena destra. Di Lorenzo, 75 tocchi. Mazzocchi, 54. Politano, 55. Spinazzola c'ha la metà dei tocchi di Mazzocchi. Kvaratskhelia c'ha la metà dei tocchi di Politano. Simeone, ragazzi, cioè 26 tocchi in 70 e passa minuti non è niente. Simeone, cioè proprio abbiamo un problema sulla punta, ragazzi. Simeone e Raspadori giocano entrambi punta e tutti e due poco cercati, poco inclusi nel gioco. E ieri poi abbiamo visto che la catena di sinistra non è stata quasi mai sfruttata, specialmente dopo che è uscito Kvara. Quindi questo ci fa capire appunto che il Napoli ieri ha attaccato quasi sempre sulla destra, forse anche perché sulla sinistra ieri c'era un Ciacciua che stava in grande forma. Ragazzi, ieri Ciacciua l'ha annullato a Spinazzola. Detto questo, ragazzi, passiamo rapidamente alle pagelle. Io do soltanto 3 sufficienze, le do a Di Lorenzo, ad Anghissà e a Politano, perché ripeto, la catena di destra a me ieri è sembrata molto in palla. Di Lorenzo, ragazzi, ha creato 2 assist potenziali, è quello che è stato più pericoloso, diciamo, nella creazione di pericoli. A me è piaciuto, così come mi è piaciuto Anghissà, ragazzi. Io do la palma di migliore in campo perché è quello che ha praticamente attirato e ha fatto quello che ci dovremmo aspettare dal centrocampista box to box nel gioco di Conte. Però ribadisco, Anghissà non ha i gol nelle gambe. Poi il 6 a Politano io lo do, ha scambiato bene con Di Lorenzo nell'azione, me l'ero segnata sta cosa, nell'azione che porta alla traversa di Anghissà. Quell'azione nasce da un 1-2 tra Di Lorenzo e Politano, diciamo l'intesa tra i due ormai è bella forte, salda, quindi a me non è dispiaciuto ieri, sinceramente. Poi ha fatto pure un paio di tiri, però niente di che. Per quanto riguarda gli altri, 5 e mezzo a Rachmani, a Lobotka e a Kvaratskhelia, che mi sono sembrati, diciamo, i meno peggio tra virgolette. Meret 5 e mezzo, perché sul primo gol secondo me poteva fare qualcosina, però poi fa la parata su Moschera nel secondo tempo. 5 a Juan Jesus e a Simeone.
Simeone purtroppo ieri, ragazzi, poco cercato, e quelle poche volte che veniva cercato a me non ha dato questa grande impressione. Juan Jesus 5, perché ormai lo sappiamo cos'è Juan Jesus, ragazzi. È un giocatore inadeguato che deve giocare soltanto quando c'è la Moria. E arriviamo poi per me ai peggiori in campo, che sono due, ovvero gli esterni. Spinazzola e Mazzocchi do a entrambi un 4,5. Voglio aprire un po' un tema anche qua. Forse sono un po' troppo frettoloso, però ragazzi, Spinazzola, cioè io nei ritiri avevo detto Spinazzola mi sembra quello più in forma, mi sembra quello più in palla. Ma con Modena è vero, e specialmente ieri, ragazzi, Spinazzola l'ho visto proprio impresentabile. Fisicamente proprio lo vedo a pezzi. Non so a cosa è dovuto, ai carichi di lavoro, boh, non lo so. Ma ieri, ragazzi, Spinazzola è stato inguardabile. Quelle poche volte che si attaccava sulla sinistra, Spinazzola è stato nullo ed è stato annullato da Ciacciua. Ripeto, non voglio essere frettoloso, ma qui attenzione, perché noi su quella fascia stiamo facendo una scommessa, perché Spinazzola è una scommessa. Quindi attenzione, perché qua ci vuole un attimo per crearsi anche il problema sulla fascia sinistra. Poi Mazzocchi, lo ripeto, ragazzi, inadeguato. Il primo gol è colpa sua. Si fa saltare come un birillo sull'azione che porta la parata di Meret su Moschera. L'anello debole di quella fascia. Ha sbagliato pure un paio di controlli elementari, ragazzi. Mazzocchi, mi dispiace, ma è uno che secondo me in Serie A è adatto per lottare, per non retrocedere, non di più. Lo dico con molto dispiacere, perché è un ragazzo, comunque mi sembra un bravo ragazzo, è pure di Napoli, però il calciatore, ragazzi, è scarso, mi dispiace. Per quanto riguarda la panchina, 5 a Raspadori Olivera, quando è entrato, quel contrasto che porta al 2-0 non l'ho capito. Poi nell'occasione della parata su Moschera, quella marcatura che a un certo punto sparisce. Ngonghe 6, Ngonghe qualcosa di pericoloso l'ha fatto negli ultimi 10 minuti ed è stato messo esterno destro di centrocampo. Quindi questo, ragazzi, ci deve far capire che Conte a Ngonghe non lo vuole. E Khedira senza voto, ragazzi, Khedira ha fatto 3 tocchi in un quarto d'ora, quindi non lo posso commentare. Conte 5 e mezzo. 5 e mezzo perché mettere Juan Jesus titolare, non lo so. Io, ragazzi, spero che dopo questa partita, io spero vivamente che Conte non faccia più giocare Juan Jesus e Mazzocchi. Lo spero. A sto punto preferisco vedere Zerbin, sinceramente. Ecco, Zerbin ieri era squalificato, ok? Quindi può essere che Juan Jesus è stato messo anche perché, non avendo Zerbin, c'avevi soltanto Olivera come cambio sulla fascia, quindi può essere che Olivera non l'ha messo perché era l'unico che poteva essere un cambio sulla fascia. Quindi io domenica, visto che c'è Zerbin, a meno che non vada via, mi aspetto che giochi Olivera. Ma Juan Jesus basta, così come basta Mazzocchi, metti piuttosto Zerbin, che almeno ci mette un po' più di grinta, c'ha anche un po' più di qualità nei piedi. Quindi sinceramente basta. Per il resto, sul fatto delle sostituzioni, ritratto, perché poi sono andato a vedere la panchina, ho detto Conte ha fatto bene con le sostituzioni, perché non c'ha letteralmente quasi nulla tra le mani che possa risolvere la partita dalla panchina. Per quanto riguarda le dichiarazioni post partita, ragazzi, per me Conte ha detto delle cose giuste. Ha praticamente detto che c'è stato un Napoli, ci sono stati due Napoli nel primo e nel secondo tempo. Il punto focale di tutta la conferenza stampa di Conte, secondo me, è questo. Su quello su cui dobbiamo riflettere è l'arrendevolezza che abbiamo avuto la prima difficoltà. La cosa più brutta che mi porto dietro, al di là del risultato. Non c'è stata reazione, ci siamo squagliati come neve al sole. E questo è grave, perché non lo alleni in 4-4-8. È più un discorso mentale, e per i discorsi mentali c'è bisogno di un processo e di lavorare tanto. Qui mi collego all'editoriale di Chiariello, perché ieri sera mi sono ascoltato l'editoriale di Chiariello e c'è un passaggio dove io sono d'accordissimo. Chiariello a una certa dice: "Ieri stasera abbiamo assistito al funerale del Napoli dell'anno scorso". E ragazzi, c'ha ragione, perché tolto Spinazzola, sono quelli che giocavano l'anno scorso. E io qui apro un altro tema. Oggi ho voglia di aprire vari temi. Io, ragazzi, ho come il presentimento, ho paura che questi calciatori ormai siano irrecuperabili. È stata talmente così pesante, così nociva, così dannosa l'annata scorsa, che secondo me questi ragazzi di testa ormai sono andati.
Io ho questa sensazione. Questi sono i giocatori che l'anno scorso hanno fatto una stagione che hanno fatto con lo scudetto sul petto. Quindi pensate lo shock emotivo dal passare la squadra più forte d'Italia a diventare dei blocchi che non sanno fare manco due passaggi in croce. Ma se tu alla prima difficoltà ti sciogli, le vittorie come le vuoi portare a casa? Quindi io, ragazzi, sinceramente ho paura, temo che questa squadra sia irrecuperabile. Tanti di questi calciatori, secondo me, vanno soltanto dati via e magari si riprendono anche loro cambiando aria. Qua, secondo me, l'unico modo che hai per ripartire è di cambiare il più possibile. Quindi David Neres, Lukaku, Gilmour, McTominay, un difensore, l'esterno destro. Dobbiamo cambiare il più possibile. E la cosa la vedo abbastanza complicata perché mancano 11 giorni e non credo che in 11 giorni riesci a fare 5-6 acquisti. E un'altra cosa che mi ha fatto piacere nella conferenza di Conte è quando lui dice: oggi il mio cuore sanguina, ma mi auguro anche che qualche sanguinamento ce lo abbia anche qualcun altro a livello di calciatori. Quindi qua secondo me lui sta premendo, sta inserendo il coltello nella piaga per quanto riguarda l'orgoglio dei calciatori. Mo non so sinceramente a chi si stava riferendo in particolare, ma secondo me lui spera che dopo la sconfitta di ieri qualcuno si dia due schiaffi in faccia e si svegli. Io penso che lui abbia pensato a questo. Però ripeto, se questi sono i calciatori che l'anno scorso hanno fatto una stagione disastrosa, io penso che questo sanguinamento non ci sarà. Ecco, su questo aspetto sono d'accordo con Del Genio. Ci vuole la rivoluzione. Ma non credo che arriverà. Quantomeno in toto. Qualcuno di nuovo arriverà. Ma la maggior parte di questi io temo che resteranno. Quindi, ragazzi, questo è quanto per oggi. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Vi aspetto nei commenti, vi leggo sempre. E niente, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando che è totalmente gratis e attivate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati. Detto questo, ragazzi, forza Napoli sempre. David Neres stamattina ha fatto le visite mediche, quindi se arriva l'ufficialità in giornata, domani vi carico il video dove lo andiamo un po' a scoprire. Vi auguro un buon proseguimento di lunedì, un buon inizio di settimana e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!